Loreto a Brutino è un centro che sorge a poche decine di chilometri da Pescara, nel cuore di una zona ubertosa di uliveti e di campagne, ed è una cittadina che anche nel tessuto edilizio, nei palazzi nobiliari, come anche nelle abitazioni più modeste, conserva i segni di una tradizione ricca, di una certa opulenza economica dovuta a un'attività agricola e mercantile particolarmente intense. Un paese che anche al visitatore più superficiale fa pensare a qualche cosa che nel passato doveva essere molto prospero e civile, se è vero appunto che un ruolo notevole questo centro ha anche per quanto riguarda la produzione delle ceramiche, la produzione di un artigianato estremamente interessante, e anche perché nel passato famosi erano i vetturali che commerciavano l'olio di Loreto a Brutino con Napoli e con altri centri della Campania. Ebbene, qui a Loreto a Brutino si svolge un rito singolare, il rito del Pio Bove, cioè da quando, in conseguenza vero, di un ritrovamento miracoloso appunto che sarebbe avvenuto nel 1711, lunedì di Pentecoste, c'è questo patrono che è San Sopito. Il ritrovamento avvenne nella vicina necropoli romana di San Callisto, i resti di un giovinetto martirizzato sotto l'impero di Diocleziano che si chiamava Zopito, stando al nome inciso sulla sua pietra tombale. Questo bue aratore che accompagna, che è dedicato vero, a San Zopito e che vero, è il centro della festa, vero, è il protagonista appunto del rituale della genuflessione che addirittura oggi avviene appunto per le strade di San Zopito, ma questo bue aratore addirittura in passato veniva fatto entrare in chiesa, e dalla evacuazione del bue si ricavavano anche pronostici per il futuro raccolto. Nel servizio che proponiamo ci sono le sequenze dell'ultima festa a cui abbiamo assistito di San Zopito a Loreto a Brutino, e soprattutto con il bue aratore protagonista, accompagnato da Zampognari, protagonista appunto di queste genuflessioni. Al centro di una zona ubertosa di uliveti e di seminati, nel circondario di Pescara, sorge Loreto a Brutino, cittadina che anche nel tessuto edilizio, sia dei palazzi nobiliari che delle abitazioni più modeste, conserva i segni di un passato operoso basato su attività agricole e commerciali particolarmente intense. Un paese che ancora oggi, anche al visitatore superficiale, si presenta con aspetti di prosperità e di civiltà che lo caratterizzavano già nei secoli passati, quando Loreto a Brutino era una illustre contea e famosi erano i suoi vetturali e, per bontà e pregio, il suo olio, commerciato soprattutto a Napoli. La tradizione a cui Loreto a Brutino è particolarmente legata è quella del Pio Bove. Si tratta di una festività religiosa che viene celebrata dal 1711 il lunedì di Pentecoste di ogni anno per ricordare il miracolo di un bue che si inginocchiò al passaggio delle reliquie di San Zopito che venivano traslate da Penne a Loreto.
Da allora Loreto a Prutino ebbe il suo terzo protettore dopo San Michele Arcangelo e San Tommaso d'Aquino. Sopito forse significa sopitus, addormentato nel Signore. E con abbandono fiducioso, negli anni di più forte sentimento religioso, cioè prima della nostra epoca, si addormentavano presso il sacro deposito gli invasati dal demonio, dopo essersi straziati, strappandosi le vesti e rotolandosi lungo la navata sinistra della chiesa, e dopo aver invocato a gran voce il nome del santo Zopito, per risvegliarsi poi guariti e liberi dalle forze del maligno. Alla festa partecipa anche un bue aratore che compie il rituale della genuflessione e che, fino al 1949, veniva fatto entrare in chiesa e inginocchiare dinanzi alla statua di San Zopito, dove evacuava. Dalla abbondanza degli escrementi si traeva il pronostico sul raccolto di grano, di vino e di olio. La leggenda popolare, secondo un motivo assai diffuso non solo in Abruzzo, attribuisce la presenza del bue ad un miracolo accaduto nel 1711, proprio il giorno della traslazione delle reliquie del santo, che, passando nei pressi di un campo, non ricevettero l'ossequio da parte di un bifolco che arava, ma dal bue, e si inginocchiò nonostante i pungoli del padrone, che alla fine si unì alla processione con l'animale. Il tema del bue che si inginocchia è legato a molte tradizioni religiose, particolarmente nelle carresi molisane, ma a Loreto a Prutino è il perno di un rituale agrario con scopo divinatorio. Ascoltiamo Michele Vellante, un pittore di Loreto che ha fatto anche ricerche storico-folcloriche sul sacro bue. Di questa manifestazione possiamo dire molto, come possiamo dire poco, diciamo così, perché non vi sono tanti documenti che possono rispondere alle nostre esigenze. Però da quello che è stato scritto in passato da storici che con molta accortezza, con molto interesse hanno lasciato scritto, possiamo vedere che questa era una manifestazione religiosa che il popolo sentiva e che esprimeva in questa ricorrenza del Santo Patrono. Quindi il Pio Bove partecipava per simboleggiare, diciamo così, il lavoro dei campi, per simboleggiare la forza del lavoro. Quindi questa partecipazione era sentita in modo particolare dalla classe contadina. Oggi è una specie di voler ricordare quelle manifestazioni d'allora, perché oggi purtroppo i mezzi hanno invaso tutto. Hanno superato il bue, hanno superato l'aratro, hanno superato tutto ciò che ieri invece era il vero compagno dell'uomo. Lei ricorda quando il bue entrava in chiesa e veniva fatto evacuare in chiesa? Come no, ricordo bene, perché prima del 49, ovvero prima del 1949, il bue entrava in chiesa e a un certo momento arrivava l'evacuazione del cosiddetto soverchio peso, e dal soverchio peso i contadini potevano arguire l'abbondanza o meno del raccolto. Il bue poi viene portato anche a rendere omaggio alle famiglie nobiliari di Loreto. Certamente, dopo aver ricevuto la benedizione dal parroco, il bue viene portato per il paese, sia per le varie chiese, ma anche per quelle abitazioni dei, diciamo così, dei signori, ecco, dove questi
offrivano paste, offrivano dei rinfreschi, offrivano, diciamo così, tutto quel benessere di cui loro disponevano. C'è stata qualche mutazione nella tradizione e nel sentire la tradizione da parte dei loretani? Sì, certamente. Dopo la non partecipazione del bue, diciamo così, nell'ambiente religioso, cioè non potendo più entrare in chiesa, e con i tempi moderni che sono arrivati oggi, a un certo momento ci veniamo a vedere che questa manifestazione purtroppo si è un po' indebolita, non è quella sentita di una volta. Quindi c'è, prevale l'aspetto spettacolare, così la manifestazione turistica. Sì, si vuole proprio calcare su questo, ma c'è una certa, diciamo così, non direi riluttanza, ma una certa indifferenza. Però appunto il mondo contadino non so, reagisce diversamente, l'avverte come un fatto proprio. Sì, quando ritroviamo ancora quei contadini che sentono ancora di appartenere anche così sentimentalmente alla loro categoria, questi di fronte alla presenza di questo animale così vestito a festa con l'angioletto sulla groppa, addirittura arrivano alla commozione e si segnano e si cavano il cappello. Che c'è anche, non so, mi sembra una leggenda di un contadino che non si è tolto il cappello. Sì, questo quando le sacre reliquie da Penne venivano trasportate a Loreto Prutino il famoso 25 maggio del 1711. E mentre stava arando non si curava dalla processione, da allora fu il bue a capire ciò che stava avvenendo e si inginocchiò e seguì la processione allora il contadino con tutto il bue. Le testimonianze di alcuni loretani e quella del contadino che da anni allena il bue, trattato durante l'anno con tutti i riguardi, ci aiutano a comprendere altri aspetti di questa singolare cerimonia tradizionale. Stiamo con l'ansia dell'attesa, sperando che il tempo promette che le piogge si svagherebbero, se ne andassero. Per cui tutto il popolo di Loreto, tutti gli anni per tradizione, e in attesa di questo bue, con la speranza che si faccia una buona riuscita, di cui la tradizione non lo vogliamo mai dimenticare. Parte da casa sua? Sì, esattamente. Tutti gli anni? Anche per sì, parecchi anni, anche perché c'è un modo di poterlo scaricare comodo, vero? E qui si prepara il bue, si veste con la zambogna, l'angiolello, e poi va in piazza. La preparazione è semplice, basta avere un po' di pazienza, domesticarlo, parlarlo, insomma un po' di, come si dire, di preparazione, ecco. Parlargli al bue? Beh no, parlare addirittura, sì, a volte qui abbiamo dei contadini abbastanza appassionati, il bue, che a volte ci parlano, benché il bue non risponde, però capisce quello che il contadino vorrebbe dirgli. Nel nome di San Zopito. Nel nome di San Zopito, sempre per quello. E quindi è San Zopito che... Anche quello, con l'appoggio del santo. Signor Luigi, qualche studioso dice che San Zopito non è mai esistito. Beh, questo è un discorso che non mi dovrebbe mettere imbarazzo. Per noi San Zopito è sempre esistito. Però, stando alla religione, San Zopito dice che è stato inventato, non lo so. Stando alla religione, ma ripeto, noi amiamo San Zopito come santo protettore, ma altre cose non ci interessa. Quindi il bue deve capire che non va al macello, quindi dopo che lo inginocchiato, cioè se è tolto il personale che lo deve accarezzare, che lo accarezzano quarti, che deve stare forse mezz'ora per terra, non si deve alzare, no? Allora quando si alza una volta presto si inginocchia. Il bue, questo è il sistema per inginocchiarlo. Questo può... Il bue di quest'anno è nuovo? Questo di quest'anno ha 18 mesi. Questo l'ho preso a marzo, dopo è stato 15 giorni da una stalla a un'altra per affezionare ai signori di Minga che lo ospita, e dopo l'ha sanato, no? Sono tre veterinari che sono venuti da suo che per soddisfazione, che è una cosa, che noi non siamo stati in compagnia. Abbiamo sanato, quindi è stato dopo Pasqua, questa è stata prima Pasqua, no? 15 giorni prima Pasqua, dopo 15 giorni, 20 giorni è stato dopo fermo, no? Dopo di quello lo cominciamo, io questo qua l'ho inginocchiato intero, era un vitellone, era un torello,
però dopo lo seguitate, quindi questo è. Questo, a quanti gli dici in ginocchio, a quanti gli toccano una bacchettina, un ginocchio, qui si già la per terra. Gli dava da mangiare? Fieno. Anche dolci? Ai dolci, i dolci sì, per abituare, le mangiate volte 2 chili di zucchero, a quadretti. E dopo la signora va a Pianelle, là trova le colombe a basso prezzo e riporta 2 volte le colombe. Colombe di Pasqua. Le colombe di Pasqua, invece per giorno lui si era mangiato il buco. E poi durante l'allenamento, questo è affezionato a me, una volta gli carpo un po' d'erba una parte, una volta un'altra, e quello viene. Ci sono certi storici attuali, certi storici che potrebbero essere appellati storici tra virgolette, non fanno altro che, diciamo così, protestare scioccamente, stupidamente, perché dire che San Zopito non è un santo, dire che Zopito non è un nome, significa voler bestemmiare San Zopito, perché da oltre 2 secoli, da oltre 2 secoli a Loreto sono nati tanti Zopito. Anzi, va precisato che proprio il primo Zopito nacque a Loreto il 25 di maggio 1711, quando le sacre reliquie arrivavano nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Quindi quello di dire che non sono state fatte le analisi del sangue, quello di dire che a un certo momento non esistono le reliquie, significa ancora una volta voler bestemmiare San Zopito. Quindi questo va, diciamo così, rimproverato a certi storici di voler dire, di voler fare e di voler cianciare cose che praticamente non intaccano la religiosità di un popolo che da oltre 2 secoli, torna a dire, sono fedeli a San Zopito. Gabriele D'Annunzio, nelle novelle della Pescara, ha descritto così il rito di cui parliamo. A Loreto Aprutino un bue candido, impinguato durante l'anno con abbondanza di pastura, va in pompa dietro la statua di San Zopito. Una gualdrappa vermiglia lo copre e lo cavalca un fanciullo. Come il santo rientra nella chiesa, il bue si inginocchia sul limitare, poi si rialza lentamente e segue il santo tra il plauso del popolo. Giunto nel mezzo della chiesa, manda fuori gli escrementi del cibo e i devoti da quella materia fumante raggono gli auspici per l'agricoltura. Osteggiata più volte dall'autorità ecclesiastica come manifestazione di paganesimo, la processione del bue aratore infiocchettato, cavalcato da un bambino vestito da angelo e preceduto da uno zampognaro, è ritornata di attualità assieme al rito della genuflessione sul limitare della chiesa. Un rito che una volta, oltre che dinanzi alla statua di Zopito, si ripeteva anche dinanzi alle case dei maggiorenti del paese, rivelando, secondo l'antropologo Alfonso Di Nola, una visione subalterna del mondo, l'equazione fra potenza soprannaturale, San Zopito, e il possesso gestione dei terreni e dei beni economici, con la conseguenza che le manifestazioni di dipendenza e la sollecitazione di protezione e di affidamento sono dirette paritariamente verso le 2 aree, quella soprannaturale e quella della ricchezza. Nella interpretazione di questo cerimoniale, nell'ambito del contesto storico-sociale in cui si svolgeva, rilevante è il significato dell'ossequio all'autorità che la genuflessione del bue simboleggiava come auspicio di provvidenze di buon raccolto, che si ottenevano piuttosto dal feudatario che non dalla chiesa, più presente nella cerimonia della evacuazione del bue per trarne i pronostici, secondo una pratica magica augurale molto diffusa. La Chiesa rimane piuttosto estranea alla festa del Pio Bove, che si celebra a Loreto Aprutino ancora con larga partecipazione popolare, ma con l'aggiunta di tutti quegli elementi che ne hanno facilitato l'immissione nell'area del consumismo turistico, come del resto è comune a molte altre manifestazioni tradizionali abruzzesi.